Buongiorno a tutti, sono Davide Marone, benvenuti all'appuntamento con l'analisi live del mercato dedicata all'apertura delle contrattazioni in Europa. Dunque, non sono ancora tantissimi gli spunti, perduriamo in una situazione di ancora limitata volatilità e non possiamo che prenderne atto. Per la verità, come intitolavo questa mattina, qualche opportunità di trading abbastanza mirata, abbastanza isolata. Si pone, qui vedete subito il grafico di dollar yen che dopo questo grande nervosismo legato alle news che hanno riguardato più il dollaro per la verità che lo yen stesso, è uscito dall'ampia figura che in qualche modo lo conteneva da settimane. Non ha generato il movimento che ci si poteva aspettare, ma vedete come a step, progressivamente, in maniera direi piuttosto regolare, stia provando a salire. Vedete anche stamattina ancora nuovi massimi sopra 130, per cui si stia portando verso, e qui andiamo a stringere, i livelli cruciali che sono proprio in area 160. E al momento non sembrano paventarsi grossi ostacoli rispetto a questo tipo di target. Vale la pena seguire sul dollaro yen, anche se, ripeto, né dal punto di vista del prezzo né dal punto di vista dell'oscillatore stocastico, né ravvisiamo ancora il timing, la possibilità di lavorare anche qui in divergenza ribassista. Quindi potremmo assistere a degli allunghi potenziali fino alle aree di massimo per poi studiarne eventuali ritracciamenti che, come anche accennavo questa mattina all'interno del Morning Advisor, già l'orario, vedete, ci dava la possibilità di apprezzare. Poi puntualmente ci siamo andati, e questo per chi lavora con le divergenze deve essere un punto assolutamente consolidato, non solo sui primi supporti qui in area proprio 100, ma sulla classica media 21. Vedete addirittura questa pin rialzista sul grafico orario e poi si è ripartiti verso nuovi massimi. Quindi bisogna sempre essere molto prudenti in questo senso. La gran parte delle divergenze, mi riferisco a circa l'80%, lavorano in controtendenza, per cui questo è un elemento oggettivo con il quale fare i conti e ragionare nell'ottica, ripeto, che sui primi supporti e spesso proprio sul transito della media mobile esponenziale 21 periodi, il segnale che ci viene fornito dal setup può essere invalidato per ripartenze proprio della tendenza. Quindi a questo punto, ripeto, in primo luogo la divergenza sull'orario non è stata negata, ma è stata sicuramente respinta. Vediamo il comportamento del prezzo sopra a questi livelli, quindi dobbiamo ragionare nell'ottica di tenuta di questi livelli, ancora una volta per pensare, ripeto, non lo farei in maniera così forzata e ostinata, pensare qui di rientrare short, aspetterei sviluppi magari a suffragio del riferimento superiore, quindi del 4 ore, proprio per ragionare un po' come si fa quando si lavora con i cicli, cioè sempre in concordanza con il ciclo o time frame superiore, per cui fino al segnale evidente del 4 ore resterei ancora abbastanza prudente rispetto anche a questo scenario che pur si paventa sul grafico orario. Quindi possibilità ancora per il prezzo di andare ad estendere e riprendere l'area più ampia che appunto vede in 160, ma chiaramente anche qui non bisogna essere come dire estremamente pignoli nel cercare il P preciso. L'area di riferimento è questa, vedete 160, 100 e mezzo, per poi valutare possibili ingressi short, ripeto, sul suffragio del grafico a 4 ore. Laddove l'euro-dollaro è rimasto abbastanza congestionato e il dollaro-yen è salito, chiaramente il cross euro-yen, e portiamoci sul grafico del cross, risulta ancora, vedete, ben sostenuto. E anche qui i ritracciamenti sono ancora piuttosto parziali. Pensate a questa candela di questa notte sul 4 ore, completamente poi non solo contenuta in quella precedente, ma completamente poi contenuta in quella successiva per la ripresa, lo vedete, di questo livello intermedio di resistenza proprio coincidente praticamente sulla soglia di 135. Anche qui sul 4 ore si possono valutare pattern di divergenze, ma ripeto, né sullo stocastico né sul prezzo c'è alcun tipo di conferma, per cui l'ottica resta long e dal punto di vista di potenziali ingressi, vedete, in primo luogo anche qui si poteva
pensare di lavorare proprio sul ritracciamento di brevissimo con la media 21 e fondamentalmente questi massimi e minimi precedenti molto stretti a 134 e 60 che potevano fare da, ripeto, punto d'ingresso per lavorare con eventuale stop in pari qui su questi massimi e adesso capire se ci possano essere le potenzialità per andare a lavorare sul livello successivo in area 135-20 prima di questo massimo importantissimo a 135-45. Quindi anche qui l'ottica resta long, il timing d'ingresso per il momento risulta non ottimale, ripeto, questi erano i livelli, lo scrivevo anche questa mattina per pensare di entrare longhe, nel momento in cui scrivevo la pagina eravamo su questi livelli, quindi segnale che poteva essere interpretato. Adesso, ripeto, attenderei la possibilità di estensioni del movimento e valutazioni una volta che eventualmente dovessero essere falliti i nuovi massimi di entrate corte, ma non da chiaramente implementare sui massimi, ma al cedimento eventuale proprio dell'area di 134 e 134 e 60. Chiaramente qui i riferimenti, il più importante resta, lo vedete qui in area 134 e 10, ma io parlerei più che altro proprio di una zona che utilizzerei come zona eventuale per ancora una volta tenute dell'area e ripartenze. Ricordiamo che siamo in una fase, chiaramente per chi lavora in intraday, una fase rialzista e quindi non ricerchiamo ostinatamente come dire, delle occasioni di andare a vendere, anche se dovessero avvenire delle rotture ribassiste, dobbiamo sempre muoverci con molta più cautela quando, ripeto, individuiamo delle aree di prezzo raggiungibili in controtrend. Per cui anche proprio dal punto di vista delle escursioni di prezzo, se siamo in un trend rialzista, chiaramente procede a un assurdo, un calcolo molto banale, dobbiamo pensare che le escursioni di prezzo a rialzo possano, ad esempio, essere della portata di, ripeto, sono proprio così, dei numeri relativi, non sicuramente legati alla fattispecie, per esempio di 30 pips. Quando ragioniamo su un trend rialzista e sui ritracciamenti, dobbiamo sempre ragionare nell'ottica di escursioni che possono essere di proporzione inferiore a 10-15 pips. Quindi ogni impulso a rialzo, ok, da interpretare per andare a prendere le resistenze in una fase rialzista con possibili target, ripeto, ipotetici a 30 pips nell'intraday, impulsi a ribasso, quindi ritracciamenti su un trend rialzista, chiaramente devono avere una proporzione minore. Quindi dobbiamo essere sicuramente più prudenti quando andiamo a individuare aree di supporto lavorando in un trend rialzista e chiaramente tutto il discorso è valido al contrario per un trend discesista. Andiamo sull'euro-dollaro che, diciamo, per quanto nervoso qui dentro, però si muove secondo le linee guida di questa trend line di supporto che, se vogliamo, può essere una sorta di canale, anche se il percorso dei massimi non è altrettanto, lo vedete, non è altrettanto regolare, possiamo insomma tracciare qualcosa del genere. Media 21 che sul 4 ore può adesso incominciare ad assumere una certa valenza e coadiuvare il livello che pure scrivevo stamattina attorno all'1.34.30, all'1.34.20. È chiaro che finché ci muoviamo qui dentro, ragazzi, questa è tutta un'area buy e quindi possiamo pensare ancora di andare a comprare il cambio. Qui i livelli sono abbastanza chiari, 1.34 e 3 quarti e soprattutto, lo vedete, l'area di 1.35, 1.35 e 10. Solo sotto quest'area possiamo ancora una volta lavorare in sell stop per l'1.3385 come primissimo livello di guardia. Il livello di resistenza, vedete, è suffragato anche dalla media, vedete, dal fascio di media che si è venuto a creare proprio su questo punto, quindi dovremmo uscire, secondo me, da tutta questa congestione, peraltro, vedete, la tipica congestione notturna, per pensare di cogliere qualche movimento un po' più degno di nota, sempre nell'ottica che questa è ancora un'area per eventuali long. 1.35, 1.35.10 l'area di riferimento come resistenza, 1.34.30, 1.34.25 l'area di riferimento, ripeto, come supporto, dove andremo anche a spezzare la sequenza di questi minimi crescenti. Quindi un trend, o meglio, un percorso rialzista che sta facendo ravvisare qualche
segnale di debolezza dal punto di vista della discontinuità, lo vedete sui massimi, anzi gli ultimi due massimi un po' più significativi hanno interrotto questa sequenza qui, lo vedete, di massimi che andavano a crescere, per cui attenzione, restringimento abbastanza forte del range dei prezzi che per il momento, nonostante l'arrivo degli operatori europei e quindi della liquidità europea, risulta ancora abbastanza legato alla congestione notturna, per cui, ripeto, qui l'ottica deve essere ancora di buy, augurandoci di assistere a potenziali allunghi fino all'area di 1,35-1,3510. Se da lì dovessimo avere segnali di tenuta, io sono ancora dell'idea che finché siamo sotto 1,35 su questi livelli, anche come risk reward, possiamo pensare di andare a risciortare l'euro-dollaro. Sopra lo scenario cambierebbe perché andremmo, vedete, a risuperare quella trend line di supporto che tanto era stata precisa in precedenza e ritorneremo su una serie di livelli statici che risultano poi abbastanza importanti, a cominciare dall'1,35,5 e così via. Quindi per il momento restiamo con questi punti tecnici. Per quello che riguarda il cable, ci siamo focalizzati anche questa mattina all'interno dell'articolo pubblicato, nel senso che abbiamo visto che ha mostrato una buona forza relativa alla sterlina nei confronti non solo del dollaro ma anche di altre valute. Il dato di ieri, lo ricorderete, sulle vendite al dettaglio abbastanza inferiori sia alle aspettative che al dato precedente, ha causato la volatilità di breve, ma è in grado, vedete, di portare il cambio giù, per la verità neanche tantissimo, in area appena sotto, insomma, l'1,60, 1,59 e 90, per poi delle ripartenze che hanno permesso, non in maniera precisa, di arrivare sopra 1,61. Qui chiaramente dal punto di vista tecnico è sicuramente l'area di 1,61,20 ancora quella cruciale come punto di resistenza. Il 4 ore, per la verità, non è un grafico sul cable bellissimo, qualcosa in più ci dice l'orario, dove vedete l'ausilio delle medie può essere sempre direi degno di nota, medie che progressivamente si sono orientate a rialzo con la media 21 che ora fa da supporto dinamico unito al pivot point e il fascio di medie 100-200 che si va a inserire qui nelle vicinanze del supporto statico nonché soglia psicologica a 1,60. Per cui il quadro tecnico resta rialzista, sopra il pivot direi che le operazioni long sono assolutamente implementabili e l'area di riferimento resta ancora quella su 1,61,90. Certo, il fallimento del raggiungimento di quest'area di nuovo massimo ad ora ci può destare qualche preoccupazione, ma ripeto, ancora non tale da pensare di shortare il cambio in maniera importante, perché qui già potremmo avere i primi rimbalzi tecnici. Questa mattina sulla sterlina non avremo dei dati a differenza degli ultimi 3 giorni, per cui il grafico dovrebbe mantenersi, ripeto, abbastanza tecnico. Un breve focus sulle commodities currency, a partire dall'australiano che si è andato a confondere molto negli ultimi giorni, lo vedete, siamo all'interno, ecco, se vogliamo, un po' forzata dal mio punto di vista questa flag, quindi questa correzione rialzista del più ampio percorso discesista. Non chiarissimo neanche, vedete, il posizionamento delle medie, i livelli nel breve sono un po' sporcati, mentre restano a riferimento lo 0,9380 e chiaramente i minimi a 0,9280, quindi all'interno di una figura possiamo provare a ricercare le soluzioni migliori. Io sono sempre dell'idea che non dobbiamo essere noi a inseguire il prezzo, ma è il prezzo che ci dice se operare o no. Sull'australiano, vedete, qualche dubbio in questo senso è assolutamente lecito. Ora ci siamo portati sotto la fascia mediana di questo range, vedete, sotto il pivot daily, peraltro, 93,30, quindi qui qualche operazione corta su conferme del superamento del pivot daily potrebbe avere senso, anche se con range molto ristretti, perché a 93 figure avremmo già un primo supporto, quindi lavorare proprio per l'ordine di 20-25 pips, magari con possibilità di stop in pari abbastanza veloce e chiaramente rivedere i minimi. Quadro tecnico che diventerebbe più interessante, ripeto, se ci avvicinassimo, insomma, in quest'area qui. Quindi resterei cauto, ripeto, se volessi operare sull'australiano dobbiamo lavorare, secondo me, in ottica molto di breve, magari andando a prendere anche grafici più veloci e
e ragionando a step di 20-25 pips, quantomeno per l'attivazione di strategie di stop management. E diamo un'occhiata anche al Kiwi, che ancora dopo i tentativi di ribasso su questo bellissimo livello 82-20 è ritornato sulle prime resistenze. Vedete questa trendline che comunque congiunge gli ultimi tre massimi di swing. Anche questo è diventato abbastanza confuso. Qualcosa in più, un po' come sull'australiano, lo possiamo vedere dal grafico orario. Qui ancora non stiamo cedendo sui supporti perché ci siamo mossi, vedete, molto meno e a sua volta, vedete, la price action mantiene nel brevissimo un'impostazione rialzista, andando a coadiuvare i livelli dinamici con quelli statici. Vediamo come ancora questa tra l'82,65 e l'82,80, quindi i livelli attuali, rappresenti una buona area per pensare di comprare. Ecco, sotto 82,65 si potrebbero invece implementare delle vendite per andare a riprendere man mano i livelli, lo vedete, i livelli successivi. Chiaramente l'area veramente importante parte dall'82,30, poi ci sono stati questi tentativi al ribasso che sono arrivati, vedete, quasi al secondo ritracciamento di Fibonacci rispetto alla macro figura di riferimento. Però vedete, mettiamo tanti se e tanti ma, anche questo dal mio punto di vista non risulta adesso un cambio ottimale. Diamo un'occhiata all'azionario, in particolare partendo dal DAX, che ieri è tornato a muoversi a rialzo. Lo ricorderete, l'altro ieri c'erano stati dei movimenti direi abbastanza degni di nota, al ribasso, ma comunque vedete abbastanza nelle aree di sicurezza dal punto di vista dei supporti. Si vede abbastanza bene sul grafico a 4 ore, insomma, l'area di 8.985, che è stata perfetta nell'andare a respingere il prezzo, per metterne le risalite fino ai punti ancora di riferimento tra il 9070 e il 9120. Nuovi massimi poi, che adesso vedete sono praticamente abbastanza inchiodati a 9150. Dal punto di vista tecnico, ripeto, va valutato molto il supporto a 9120, che su cui, e mi porto per questo sul grafico orario, si potrebbe vedere, pensare di ritracciare. Lo stocastico in qualche modo va a segnalare una discrepanza con il prezzo, possibilità di scendere di 20-25 punti, e da questo livello poi pensare di comprare chiaramente a prezzi più convenienti nell'ottica eventuale della ripresa di questi massimi. Ritenendo almeno fino all'apertura delle contrattazioni ufficiali negli Stati Uniti che i massimi per il momento a fine settimana sono probabilisticamente, ecco, non o meglio meno raggiungibili. Operazioni short io non le andrei a forzare più di tanto. Sicuramente, ripeto, 9120 può essere un'area di sensibilità, di reattività per il prezzo. È chiaro che tentativi al di sotto di 9120 potrebbero portare, da un punto di vista tecnico, a sporcare un po' il quadro e a guardare a 9070. Però io, quando parlo di livelli in discesa per l'azionario, resterei sempre con, anche in questo caso, ragionamenti che, nel caso, anche adattandolo alla volatilità di questo indice del DAX, non vadano oltre, ripeto, i 30 punti. Quindi prima del 9070 valuteremo eventualmente il 9100, laddove, ripeto, il livello 9120 potrebbe anche essere sporcato e poi finalmente permettere risalite. Quindi anche qui, almeno a 9120, il quadro tecnico diventa un attimo più interessante. L'ITA 40 studiavamo ieri i possibili tracciamenti dopo la discesa, che è stata più ampia qui che sugli altri indici. Nel pomeriggio abbiamo recuperato, e secondo me sull'orario si poteva studiare bene la divergenza rialzista, lo vedete, che ha condotto, e lo segnalavamo anche molto bene sul forum, anche con alcuni di voi, ha condotto precisamente da prima al 18.640. Poi vedete l'area della
media 21 a 18.750, apertura in gap ribassista di una quarantina di punti sull'indice, tentativi, vedete, di partenze piuttosto pesanti che però al momento, finché si resta sopra, finché si resta nei pressi, scusate, dell'area di 18.640, 18.620, per me ancora non si possono definire discese importanti. È chiaro che questo punto è stato chiaramente sentito dal prezzo, ripeto, apertura in gap, che però sulla tenuta di questi supporti potrebbero essere ricompensate. Quindi non escludo ancora da questi punti la possibilità di andare a comprare a prezzi, anche in questo caso più convenienti, di riprendere in prima istanza un centinaio di punti verso 750. Al momento chiaramente non abbiamo ancora questo tipo di indicazioni, a meno che non siamo dentro sulla divergenza, allora già con lo stop in pari possiamo essere in grado di gestire anche questo ribasso. Al momento, ripeto, non ce l'abbiamo ancora, però l'approdo su questi livelli, su quest'area qui, ripeto, potrebbe di per sé rappresentare un'ottima opportunità per pensare di riacquistare. Discese importanti sotto 18.500, sinceramente, ecco, io faccio un po' più di fatica a vederle. Una veloce occhiata alle registrazioni anche all'oro, che vedete questa mattina risulta piuttosto pesante dopo la discreta risalita di ieri. Qui siamo ancora all'interno di questo canale discesista intrapreso a partire da fine ottobre. A sua volta ci troviamo all'interno di una correzione, vedete, diciamo discreta. Il grafico a 4 ore segnala questa possibile divergenza inversa. Ribassista, quindi massimi decrescenti sul prezzo, lo vedete, crescenti sullo stocastico in una discreta fase direzionale. Anche qui io quando trado le divergenze inverse mi aspetto fasi direzionali un po' più mature, quindi dopo 2, 3 e chiaramente numeri superiori di massimi, in questo caso di swing decrescenti. Qui per la verità, vedete, dopo il trend, dopo la partenza a ribasso, praticamente qui la divergenza viene fatta iniziare dal secondo massimo significativo. Quindi sicuramente questo indebolisce non di poco il pattern. Il segnale teoricamente è partito, però ripeto, lo scrivevo anche questa mattina, non penserei di implementare fino a cedimenti decisi del livello di 1284 per quelle che potrebbero essere anche delle veloci prese di profitto a 1277. Dopodiché le estensioni sono valutabili proprio vedete sui supporti, primo dei quali situato sotto il 1270-1271, si può individuare come livello, ripeto, l'area di 1270, dollaro più, dollaro meno. È evidente, qui mi porto sul grafico orario, che se fallissimo il raggiungimento di quest'area di supporto, confluenza grafica a livello statico, a livello dinamico, lo vedete benissimo, l'area di 1292 e utilizzerei un filtro fino a 1296, rappresenta sicuramente un'area cruciale come resistenza. Ecco, se questa dovesse cedere, guardate anche il posizionamento della media 200 sul grafico orario, proprio che chiaramente dove c'è stata tendenza ribassista si pone in maniera abbastanza lontana dal grafico sopra di esso, ma quando viene avvicinata le eventuali rotture possono rivelarsi molto potenti. Quindi siamo ancora lontani adesso, però se dovessimo avvicinarsi vanno valutate chiaramente in primo luogo posizionamenti short, ma se dovessero esserci tentativi di rottura si deve essere pronti a girarsi, perché il movimento eventualmente a rialzo potrebbe essere abbastanza potente. È chiaro che dal punto di vista del calendario e dei market mover, anche oggi avremo poco, anche sul fronte americano, avremo alle 15:15 il dato relativo alla produzione industriale su base mensile, ma insomma un dato che possiamo considerare di un'importanza medio-bassa. Magari diamo un'occhiata al petrolio nel finale di registrazione, petrolio che è su livelli di supporto molto molto importanti. Se proviamo, vedete, a stringere il grafico, potete osservare la presenza di questo supporto dinamico estremamente preciso, ora transitante proprio
in area 92. Ieri, lo vedete, ci sono stati dei tentativi di violazione di questi minimi poco sotto la zona di 93, tentativi che poi sono rientrati. Ne parlavo con qualcuno di voi all'interno del forum, nella sezione del petrolio, circa il segnale short ed esprimevo le mie perplessità al momento. Giustificate, vedete, siamo rientrati sopra il pivot daily, siamo rientrati all'interno di questa ampia congestione che comunque si sta in qualche modo dimostrando di scaricamento rispetto invece alla regolarità con la quale il prezzo del petrolio è venuto giù. Mi porto sul grafico orario per dare qualche spunto operativo. Nel momento in cui lo vedete, si vede abbastanza chiaramente che il 93,70 può essere un primo punto. Sotto di esso, e magari col filtro del pivot daily, pensare di poter shortare il petrolio per riprendere l'area di minimi. Finché ci manteniamo sopra, sarei invece più prudente verso il long. Ripeto, lavoriamo in eventuale controtrend, mentre potenzialità di rompere l'area di 94,5. Con primo step a 95,30 e poi chiaramente nell'area del livello dinamico potrebbe assolutamente avere cognizione di causa. Io termino qui la registrazione, vi ringrazio, vi aspetto chiaramente sul forum dopo qualche minuto nel quale mi tratterò con voi per i vostri commenti e le vostre osservazioni. Vi auguro un buon trading, una buona giornata e per chi ci lasciasse un buon fine settimana. Ciao!